Oggi celebriamo la stigmatizzazione del padre di Padre Pio, cioè Francesco d'Assisi. E quindi lui poi è stato, Padre Pio, il primo stigmatizzato, cioè il primo presbitero, sacerdote stigmatizzato. Voi sapete che Francesco d'Assisi era diacono e quindi non era sacerdote. Quindi Francesco è il primo stigmatizzato della storia della Chiesa. Padre Pio è il primo stigmatizzato della, appunto, schiera dei santi presbiteri, dei santi sacerdoti. Ma qual era il modo di pregare di Padre Pio? Vi ho detto già ieri che per conoscere non solo il modo di pregare di Padre Pio, i contenuti della sua preghiera, lo stile della sua preghiera, è importante ricorrere al suo epistolario e per conoscere anche la sua spiritualità, per conoscere il suo cammino interiore, le sue sofferenze. E quindi in questi nostri incontri dobbiamo spesso far parlare l'epistolario, così come nel suo libro ha fatto Fra Alessandro da Ripo a Bottoni, Padre Pio e la preghiera. Padre Pio stesso dice a un certo punto e ci fa capire il modo ordinario della sua preghiera. Che cosa avviene nel mistero della sua preghiera? Dice Padre Pio, scrive Padre Pio nell'epistolario: non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi, continua Padre Pio, restano sospesi, ad eccezione dell'udito, il quale alcune volte non viene sospeso. Però ordinariamente questo senso non mi dà fastidio e debbo confessare che, anche se a me intorno si facesse del grandissimo rumore, non per questo riesce a molestarmi menomamente. Ma questo fatto che Padre Pio ci dice che a lui i rumori esterni, in un certo senso, non gli davano noia nella sua preghiera, e ci fa riflettere quando spesso noi, vedete, delle volte giustamente ci lamentiamo perché mentre preghiamo veniamo disturbati da questo o da quell'altro. Evidentemente la nostra è una preghiera superficiale, cioè non riusciamo ad entrare, non riusciamo a far sì che l'anima entri in sintonia con il Signore, che l'anima incominci, come dice Padre Pio, a raccogliersi e quindi, raccogliendosi in Dio e nello Spirito, porti pace e tranquillità che sono inesprimibili da un punto di vista umano. Poche volte, ecco, dice Padre Pio, che lui riesce a discorrere con l'intelletto. Cioè, poche volte, quando Padre Pio prega, riesce ad avere, come dire, quella attenzione umana, ma si estranea. E quindi tutto ciò che avviene attorno a lui, lui non lo percepisce. E quando però gli accade di discorrere con l'intelletto, dice che il continuo pensiero di Dio è sempre a lui presente. Cioè, anche quando Padre Pio non prega, questo vuol dire, anche quando Padre Pio non prega, anche quando Padre Pio fa le cose normali della vita, il continuo pensiero di Dio da lui non si allontana. E questo è importante. La preghiera come continuo pensiero di Dio, anche quando facciamo la
ordinarietà della nostra vita, della nostra quotidianità. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!